Ancora problemi di salute per Paola Ferrari. In un'intervista rilasciata a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda il prossimo 25 gennaio, la giornalista sportiva ha rivelato di aver scoperto di avere un altro tumore al viso. Nei prossimi giorni, dunque, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Rispetto al primo, il nuovo carcinoma è più piccolo. Ho avuto un carcinoma maligno al viso. Ho avuto molta paura anche per il mio lavoro, ha confessato a Monica Setta. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi. Un mese e mezzo fa ho avuto la stessa paura. Per fortuna anche stavolta lo abbiamo preso in tempo. Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione. È un carcinoma basiliare. Sempre sul viso ha spiegato, l'ho scoperto un mese e mezzo fa. Ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti. State attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo. Paola Ferrari ha invitato tutti a fare prevenzione. Dobbiamo farla, sempre. Riguardo al primo tumore, la conduttrice ha aggiunto: la volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne. Oggi ho un taglio che va dall'occhio a metà guancia, fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi. Per il 2024 mi auguro un'altra scoperta scientifica importante, che possa aiutare specialmente noi donne.